addirittura quasi avrebbe rischiato i playoff per la classifica. Sì, playoff, sì. Esatto. Mentre adesso andiamo a parlare con chi ci sta aspettando nel backstage della diretta, che invece respira proprio un ossigeno purissimo sulla vetta della classifica. Eccolo qua, il coach dell'Atalanta Eurobasket Roma, Damiano Pilot. Buonasera, coach, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera, benvenuto. Beh, leviamogli subito il salto. Com'è? Quanto è bello stare lassù in classifica? È bello, dai, è bello, non lo nascondo. Sì, sì, decisamente. Decisamente è una grande soddisfazione, soprattutto per come era partita questa stagione, per il progetto che era stato fatto in casa Eurobasket. Devo dire che stiamo andando oltre la più rosea delle aspettative. Adesso siamo in un momento un pochino pieno a livello di campionato, con un calendario fitto e complicato, però dai, ce lo godiamo pieno, non sazi, ecco, non sazi sicuramente. Dicevamo prima con Emanuele, coach, poi dopo ti lascio la parola, Manu, sì, sì. Che l'Eurobasket ha una forte caratteristica, è proprio fatto in casa, nel senso che se pensiamo a quattro rappresentanti, se non dimentico qualcuno, quindi Staffieri, Cicchetti, Fanti e Romeo, poi fondamentalmente, e anche dei coach, se ci passi certo, comunque questa... Certo. Cioè, partire all'inizio dell'anno con delle scelte estremamente chiare dal punto di vista di produzione fatta in casa, sta ripagando, perché dà equilibrio, dà identità? Ma assolutamente sì, e ti dico veramente, io oltre ai quattro ragazzi ci sto anch'io tantissimo dentro a questo discorso, perché poi il progetto che è stato fatto quest'estate ha unito un pochino l'utile, che ovviamente era quello di affrontare una stagione con tanti punti interrogativi, a poi quello che sono state le qualità di questi ragazzi. Noi abbiamo scelto in un'annata che si prospettava molto particolare di avere almeno una certezza, cioè quello di avere un gruppo solido con dei ragazzi che comunque si conoscono da tanto tempo, che io personalmente conoscevo da tanto tempo, e questo non vi nascondo che è stato un grande aiuto per me, e vi posso dire che il grande, grande valore aggiunto di questo è stato che in tutti i momenti di difficoltà che sono venuti magari all'interno di questa stagione, noi siamo sempre riusciti ad avere questo fattore in più, che è questo grande attaccamento alla maglia, che è questo grande spirito di gruppo, e devo dire che questo poi essere molto uniti tra i ragazzi, diciamo, del nucleo romano, ha creato un ambiente nello spogliatoio fantastico, che sicuramente, e non ve lo nascondo, è quello che ci sta dando un valore in più in questa stagione. E soprattutto aggiungiamo anche che conoscono non solo l'ambiente, ma anche il tipo di campionato, le difficoltà che si possono affrontare, no? Durante una stagione come questa. Se, non so se la pensa come me, coach, però penso che con tutto il discorso che è successo nel basket a Roma, no? A partire dalla Virtus Roma per arrivare anche agli stop, forse è tutto. Secondo me, come Eurobasket, una sensazione di importanza elevata immediatamente alla faccia, insomma, di tutti quanti, non è facile da far capire a chi arriva, per esempio, a stagione iniziata, comunque così, che non conosce la città, non conosce l'ambiente, non conosce nulla. Avere comunque dietro questi ragazzi ha aiutato tanto, anche per far capire quanto adesso pesa quella maglia, no? Che magari paradossalmente pesa ancora di più di prima. Sono d'accordissimo, e ti dico, credo che un grandissimo merito di questa società sia stato quello di farsi trovare pronta nel momento in cui poi ci sono arrivate anche delle responsabilità molto grandi, perché ovviamente dopo la vicenda della Virtus, l'eredità, diciamo, di squadre al vertice della pallacanestro romana è caduta sull'Eurobasket e sulla Stella Azzurra, che hanno due filosofie molto diverse. Però la mia società è stata brava e lungimirante, soprattutto nel lavoro che è stato fatto per trovare sponsor importanti che ci stanno aiutando in questa stagione, e hanno dato grande solidità a questo gruppo. I ragazzi che sono arrivati penso che abbiano percepito subito questo senso di professionalità e di stabilità che la società quest'anno aveva, e credo che veramente questo sia un grandissimo merito di tutti quelli che lavorano per l'Eurobasket, perché non era assolutamente scontato in una stagione del genere, in un anno del genere,
E devo dire che poi da questo si sono incastrati tanti tasselli che comunque sono il lavoro che io sono riuscito a fare con il mio staff, l'ambiente che si è creato, dallo staff tecnico a quello fisioterapico, medico, dirigenziale, tutti questi ambiti stanno lavorando, in maniera perfetta, secondo me, perché poi quest'anno stiamo raggiungendo ottimi risultati e lo dico spesso, non è casuale, perché comunque potevamo essere ritenuti un pochino fortunati all'inizio, dopo qualche partita, però poi quando comunque a questo punto del campionato abbiamo raggiunto la posizione in classifica che abbiamo, penso che comunque sia per merito del lavoro di tutti quanti quelli che sono presenti quest'anno. Coach, se Damiano Pilot dovesse descrivere Damiano Pilot come allenatore, come lo descriverebbe? Ma guarda, ti dico, io cerco di essere molto simile quando sono allenatore della persona che sono tutti i giorni. Sono una persona solare, sono una persona buona, sono una persona comunque che crede molto nei rapporti che si creano con chi mi sta intorno. Ho cercato di costruire un ambiente con tanta positività e serenità quest'anno, perché comunque sappiamo tutti in che periodo ci troviamo e non voglio mai far dimenticare che comunque noi siamo strafortunati a fare quel lavoro che è una passione, una grandissima passione. Quindi io ho cercato di far passare questo clima con i ragazzi, cercando poi, ecco, non ti nascondo, di crearmi anche la figura da allenatore, perché io poi l'anno scorso feci una sola partita, gestii un gruppo per un paio di settimane prima che tutto il campionato si fermasse a causa della pandemia. Quindi io quest'anno mi sono anche dovuto ricreare questa mia posizione da allenatore, però ti devo dire, sono molto orgoglioso di essere riuscito a far passare un messaggio ai ragazzi, che ormai credo sia abbastanza chiaro, che posso fare l'allenatore anche essendo un ragazzo comunque giovane per questo mondo, senza la necessità di dover sbraitare e impormi facendo pesare una mia posizione, che è una cosa che non mi piace e che soprattutto non mi verrebbe perché non sono fatto così come persona. E quindi ecco, questo per me è una grandissima vittoria di quest'anno, essere riuscito a far capire ai ragazzi che la professionalità si può ottenere anche con le buone maniere, con buoni gesti, e che questa è la mia filosofia, guarda, non te lo nascondo. Ci sono degli aspetti su cui hai dovuto lavorare particolarmente in questa creazione proprio di figura di capo allenatore su te stesso, coach? Ma guarda, no, non ti nascondo, cioè non voglio essere ipocrita perché non è stato molto complicato. Do grandissimo merito al gruppo, sicuramente, do grandissimo merito al gruppo dei ragazzi che abbiamo preso quest'anno perché non abbiamo sbagliato le persone, ancor prima dei giocatori. Partivamo sicuramente con un vantaggio, ma è un'altra cosa, come ti dicevo, che è stata fatta ben precisamente, cioè scegliere dei ragazzi molto legati alla maglia dell'Eurobasket. Però anche gli altri che abbiamo inserito, comunque qualcuno che è rimasto dall'anno scorso, i due ragazzi americani che abbiamo preso, i ragazzi che abbiamo inserito leggermente più avanti nella stagione, che sono stati Bucarelli e Magro, abbiamo preso tutte persone, tutti ottimi ragazzi, e quindi mi hanno probabilmente facilitato il compito. Non c'è stato grandissima difficoltà da parte mia, devo dire che loro sono stati disponibili dall'inizio a mettersi sulla mia lunghezza d'onda e abbiamo raggiunto questo clima che c'è fra di noi. Probabilmente non saremo, te lo dico sinceramente, ma anche divertito, non saremo la squadra più seria del campionato di Serie A2, però questo sta funzionando quest'anno, c'è un bel clima e quando ci sono le tensioni cerchiamo di affrontarle senza creare troppi isterismi, ma parlandoci, ecco, parlandoci, comunicando, cercando di essere produttivi l'uno con l'altro. Dai, sta funzionando. Probabilmente c'è anche il fattore fortuna che ci ha aiutato tanto, però credo che queste scelte, come sia stato fatto, stiano pagando. Emanuele. Da addetto ai lavori, quanto le manca il giocare con il pubblico? Perché comunque l'Eurobasket ha sempre fatto giustamente un grosso vanto, insomma, di avere un seguito di gente appassionata proprio di pallacanestro, dalle giovanili fino alla prima squadra. E comunque tornare a casa, praticamente, giocare a Roma, però non poter giocare con il pubblico pesa tanto, lo vede anche con i suoi ragazzi. Com'è? Allora, guarda, è il più grande rimpianto di questa stagione, indubbiamente, è il più grande rimpianto di questa stagione perché tu hai fatto un'analisi
correttissima, l'Eurobasket è una società giovane e quello che era riuscito a fare nel corso di questi anni era crearsi un seguito in una città comunque molto complicata come Roma, che ovviamente stravede per il calcio e che poi comunque, non bisogna negarselo, aveva gran parte del pubblico radicato tra i tifosi della Virtus Roma. L'Eurobasket piano piano era riuscito a crearsi un suo seguito, che ovviamente era quello delle famiglie del nostro settore giovanile, qualche nuovo appassionato che si legava alla nostra squadra. Mi ricordo gli ultimi anni che giocavamo al Palatiziano, dove eravamo riusciti a crearci un nostro seguito. Poi siamo stati costretti ad andare a giocare ovunque. Abbiamo fatto un anno a Ferentino, abbiamo fatto un anno a Cisterna di Latina, e quello già è stata una mazzata devastante per noi, perché ovviamente mi ricordo veramente le facce di quelle poche persone che con enorme coraggio ci seguivano nelle trasferte a Ferentino e a Cisterna di Latina, veramente ci sarebbe da fargli un monumento. E io ero veramente, quando c'è stata la notizia della possibilità di tornare a Roma, di poter usare il PalaEur, ero la persona più felice del mondo, perché ho detto, pensa quanto sarà bello poter giocare lì e poter, ecco, far appassionare anche nuove persone, farle venire a vedere in un impianto bello come il PalaEur, veramente sarebbe stato meraviglioso. Poi non ti nascondo che, vedendo un pochino i risultati che sta ottenendo la squadra quest'anno, sarebbe stato probabilmente anche molto funzionale, perché tra le tante cose è una squadra abbastanza divertente, siamo molto spesso partite ad alto punteggio, quindi sarebbe stato molto bello, secondo me, per il pubblico vedere le nostre partite. Però non si può fare, credo che comunque non ci sia da fare troppe chiacchiere su questa cosa qui. In questo momento la priorità è assolutamente quella della salute, quindi noi stiamo reggendo botta, sperando veramente che prima o poi si possa tornare a giocare in presenza del pubblico, perché ce lo meritiamo tutti, se lo meritano il pubblico, se lo meritano veramente anche le famiglie stesse dei ragazzi che non possono vedere le partite dal vivo. Sai quanti amici magari in questo gruppo così pieno di romani ci sarebbero potuti stare al palazzetto, però non si può, quindi noi portiamo pazienza, cerchiamo di finire questa stagione nel migliore dei modi, sperando che veramente dalla prossima si possa ricominciare a giocare davanti al pubblico. Ma coach Damiano Pilot, come vede Damiano Pilot nel futuro invece? Nel futuro mi vedo ancora allenatore dell'Eurobasket, assolutamente. Nel prossimo futuro mi vedo allenatore dell'Eurobasket, perché quello che sto facendo quest'anno è un pochino la chiusura di un cerchio di quello che ho iniziato tanti anni fa da allenatore delle giovanili all'Eurobasket. Penso che sia quello che sogna un pochino qualsiasi ragazzo giovane che inizia a allenare le giovanili in una società, se ha questa come grande passione, come l'avevo io quando ho iniziato, di guardare sempre più grandi e dire chissà se un giorno riuscirò ad arrivare ad allenarli. Io ho avuto la fortuna, ma anche ti dico, cioè mi sono sacrificato parecchio per raggiungerla questa posizione. Ho la fortuna ovviamente di avere una società che ha fiducia in me, quindi io nel futuro assolutamente spero di poter ti parlo del prossimo futuro, assolutamente finire questa stagione nel migliore dei modi. Come finirà questa stagione? Non ve lo so dire adesso, ancora oggi, quindi non so con che formula, non so in che modo, non so quanto durerà, quindi questo cerchiamo un attimino di capirlo giorno dopo giorno, però ecco, mi piacerebbe tanto poter raggiungere i primi playoff della storia dell'Eurobasket, che sarebbe una gran cosa, e poi proiettarci verso la prossima stagione, anche quella tutta quanta da capire. Coach, ha sempre voluto fare l'allenatore? Guarda, io facevo il giocatore con scarsissimi risultati. Mi ricordo che un giorno Sei un mio in ottima amico, compagnia, assolutamente. mi Se ci ricordo che manda un l'indirizzo email, le mandiamo la tessera per entrare nel club. Perfetto, perfetto. Io mi ricordo che un giorno, infatti, quando facevo il giocatore, veramente di infimo livello, e parlavo con mio compagno in panchina, e diceva: ma a noi che ci costa fare a diventare allenatori? Basta ci spostiamo di un seggiolino a destra, tanto sempre in panchina stiamo. Quindi questo è stato un pochino la mia carriera, però sì, ti posso dire che quando ho iniziato ad allenare i gruppi dei quando ho iniziato ad allenare i bambini, ho detto, ma dico, sai, probabilmente questa è una cosa che posso fare crescendo, e l'ho sempre maturata come passione. L'ho fatta Adoravo allenare le giovanili, i gruppi giovanili, però la prima squadra e i campionati senior avevano quel sapore lì, del sogno che volevo raggiungere, e sì, veramente ho sacrificato tanto comunque nella vita, comunque negli affetti, perché comunque è un lavoro che ti prende tanto tempo, però
però tutto è stato rivagato, assolutamente. Grazie mille a coach Damiano Pilot ed in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mille. Grazie mille dell'invito. Grazie. Buona serata. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao.